ha contribuito prima al passaggio a Roma in Parlamento e poi dopo appunto alla straordinaria esperienza, all'enorme onore di fare il sindaco di Prato. La politica la fai come la faccio io, mi fanno gli assessori, mi fanno i consiglieri comunali, ma la politica la fai in tanti modi. Avere un ruolo in un'associazione di categoria è fare politica. Montare su un'ambulanza e diciamo, fare servizi di volontariato è fare politica. Allenare una squadra di bambini di calcio, basket, pallavolo, rugby è fare politica. Nel senso è prendersi cura della tua comunità. Ognuno, secondo me, è un'esperienza che dovrebbe fare nella vita, perché è qualcosa che ti rende molto di più di quello che tu dai in termini di tempo e di energie. Sono Gianmarco Barluzzi, in arte Giassa, e vi do il benvenuto a Podcast. Siamo a Prisma Lab e in questa rubrica vi parleremo delle eccellenze del territorio di Prato. Siete pronti a immergervi nelle storie di chi ogni giorno fa grande questa città? Allora allacciate le cinture, Podcast sta per iniziare. Benvenuti alla prima puntata del Podcast, il podcast di TAC in collaborazione con Prisma. Oggi siamo a Prisma Lab. Per la primissima puntata insieme Grazie, al primo grazie, cittadino di grazie Prato. dell'onore, grazie dell'onore, un fantastico, mi sento un privilegiato veramente. Prima puntata, primo Primo cittadino, cittadino, ci certo, sta. E ragionevole. come abbiamo già anticipato, questa serie di podcast avrà una tematica che inizia per ogni lettera della parola Prisma. Ah, Quindi, fantastico. prima puntata, lettera P, politica, Prato, e quindi non potevi che esserci tu. Ecco, Quindi, grazie, mi fa molto piacere. benvenuto. Beh, allora, questo podcast ha come ispirazione quella di ispirare i giovani cittadini che possono uscire dalle superiori, dall'università, aspiranti imprenditori, che appunto vivono quotidianamente la città e il nostro territorio. E quindi ogni puntata una persona del territorio eccellente che può raccontare una tematica. Però ci piaceva fare anche un po' un racconto, capire, ma il sindaco, prima di fare il sindaco, chi era, cosa faceva, come ci è arrivato? E come facevo quello che si faceva tutti, ho fatto l'università a Firenze, poi un anno a Bologna, diciamo di specializzazione, mi sono divertito molto, è stato un anno divertente della mia vita, servizio civile, Prato e Comune di Prato, Quindi avevamo, sì, torna. avevamo il diciamo, seguivamo ragazzi con disabilità, portavamo, io avevo un incarico, andavo all'università con questa ragazza, abbiamo fatto gli esami, preparavamo gli esami insieme e tutto questo passaggio e poi davamo una mano all'allora classe diciamo, di sostegno per ragazzi autistici, per me è stato quello un bel trauma, non banale, uno shock non banale. Poi ho lavorato, ho fatto un po' di esperienze di lavoro, eccetera, poi a un certo punto, ovviamente avendo preso l'abilitazione come avvocato, ho fatto la pratica legale, un paio di studi e poi alla fine, diciamo, mi sono messo insieme ad altri due amici, oltre ai colleghi ovviamente, e nel frattempo facevo il consigliere comunale, facevo il Da consigliere, lì, un consiglio comunale, lavoro e sì, politica. lavoro e politica, che è sempre stata l'altra grande passione, poi alla fine insieme andare a vedere il Prato, insieme andare fuori con gli amici, insomma le solite cose si fanno un po' tutti, però ho iniziato a fare consigliere comunale, poi la vita, il percorso, un po' di fortuna, essere al posto giusto in certi momenti, ha contribuito prima al passaggio a Roma in Parlamento e poi dopo appunto alla straordinaria esperienza, all'enorme onore di fare il sindaco di Prato. Ecco, te lo saresti immaginato prima No, come... no, 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 oggettivamente no. Cioè, sai, quando inizi a fare politica e ti appassioni un po' l'idea di fare, poi sono appassionato alla squadra di calcio, dice faccio il capitano della mia squadra del cuore, no? Dice, porca miseria, ma che magari non è mica detto sì il Real Madrid o chissà che. Però può essere, diciamo, ovviamente è quella che ti hai sempre tifato. Lo stesso vale a grandi linee per fare sindaco. Uno magari un po' ci aspirerebbe anche, gli Certo. piacerebbe anche, però non è che ci Un pensi po' alla il fine sogno nel succede. cassetto e poi non Esatto, sai e mai se si invece, ma io realizza. sono stato fortunato, lo dico sempre, quando la gente mi dice ma ora dopo che fai, che succede? E io ragazzi, intanto io ringrazio perché ho avuto un'esperienza pazzesca, sono stato in Parlamento a Roma, sono stato 10 anni sindaco della mia città, per me è già tanta roba, quindi vediamo quello che ci riserva il futuro, adesso in questo momento, cioè, vediamo, però ecco, io già davvero ho fatto Ecco, ma veramente prima di tanto. iniziare avevi un modello di riferimento, anche quando eri giovane, quando eri un ragazzo, sei ancora Non giovane. ti credi, sì, beh, ero giovane. Ma non, no, un modello vero e proprio, no, ammiravo delle persone, cioè nel senso è chiaro che come tutti noi abbiamo dei punti di riferimento, anche in politica dico, Certo. però poi alla fine per me all'inizio era veramente una passione, era veramente qualcosa che facevi consigliere comunale e
mettevi quel tempo a disposizione della città, mettiamola così, sottraendolo poi alle tue cose, in particolare al tuo lavoro. Però diciamo, per me era un bel impegno perché mi piaceva farlo. Però non è che c'avevi quest'idea, ora voglio diventare Che Guevara, Berlinguer o chissà che, ecco. Lo facevi perché ti piaceva, perché io mi sono sempre divertito a parlare delle cose della città, ecco. Questo, hai avuto mai un personaggio, hai un personaggio a cui ti ispiri di più? Ma in politica non più di tanto, però mi piacciono, diciamo, mi sono sempre divertito, mi piace leggere Charles Bukowski, mi piace ascoltare Kurt Cobain, personaggi un po' complicati, da questo punto di vista, almeno dal punto di vista anche dell'esegesi e del tipo, però sono persone a cui mi piace far riferimento perché mi fanno stare bene. Invece per quanto riguarda la politica in sé, secondo te, sembra quasi scontato, ma quanto aiuta le persone, quanto deve aiutare e quanto... Si può fare ancora di più. Allora, secondo me fare politica è la cosa più divertente che c'è. Nel senso, lo dico perché... E poi, guarda, non ci sbagliamo. La politica la fai come la faccio io, mi fanno gli assessori, mi fanno i consiglieri comunali. Ma la politica la fai in tanti modi. Avere un ruolo in un'associazione di categoria è fare politica. Montare su un'ambulanza e diciamo fare servizi di volontariato è fare politica. Allenare una squadra di bambini di calcio, basket, pallavolo, rugby è fare politica. Nel senso è prendersi cura della tua comunità. Ognuno, secondo me, è un'esperienza che dovrebbe fare nella vita, perché è qualcosa che ti rende molto di più di quello che tu dai in termini di tempo e di energie. Poi ognuno però deve trovare la sua strada, cioè come ti garba farla. A me, guarda, io mi sento bene a andare a fare servizio su un'ambulanza, bene, e te c'è già il servizio della comunità. Poi c'è il livello, quindi l'upgrade, il livello diciamo il premium, come diciamo, nelle offerte, che è quello della politica fatta attraverso i partiti, dentro i consigli comunali, magari dentro le istituzioni amministrative, fare il sindaco, l'assessore, eccetera. Questo è già il livello superiore. Però la politica si fa in tanti modi. Quello che io mi sento di dire, e che fai bene della comunità, è mettere a disposizione un po' delle proprie energie per il contesto in cui vivi. Nei modi e nelle forme che ti trovi efficaci. Quanto serve? Tanto serve. Se fatta bene, serve tanto. Se fatta con passione, non risolve tutti i problemi. Anche perché ogni tanto anche noi siamo esseri umani e quindi fallibili, le si buttano di fuori, non si risolve il problema. Però diciamo, se fatta con passione, cioè nell'interesse della comunità, è fondamentale. E cosa ti aspetti per i prossimi 10 anni della politica invece? Che evoluzione può avere? Io, senti, non ci ho fatto tanto conto adesso. Dopo tutta questa adrenalina ho bisogno anche di un attimo di stacco. Poi vediamo se la... Non ho un'ansia da poltrona, te lo dico molto onestamente. Se la vita nel corso dei prossimi tempi mi riserverà qualcosa che mi piace, che mi affascina... A me la politica piace, non è che lo nego, e quindi può darsi ci sia, cioè mi impegnerò anche su questo fronte, ma se no faccio altre esperienze. Invece la politica in generale, come la vedi tra 10 anni? Qui si parla sempre di intelligenza artificiale, come... Senti, credi che possa impattare anche nella politica? Come tutte le tecnologie, tutto aiuta, anche chi fa politica, poi alla fine, diciamo, prendere una decisione ti viene facilitato, mettiamola così, dai percorsi e le nuove tecnologie. L'intelligenza artificiale è probabilmente la parte massima, non so come dire, di questo tipo di proposta tecnologica. Però io penso che la politica alla fine la fanno sempre gli uomini, cioè gli esseri umani, e quindi la decisione finale, come dire, il punto di caduta rispetto a delle trattative, la scelta se mettere i soldi prima su un intervento che su un altro, quello la farà sempre la testa e il cuore di un essere umano. Non credo ci sia modalità differente, non ci può essere una sostituzione. Sarebbe a quel punto, come dire, la gestione dei tecnici completa, non può essere. Soprattutto in una città, la città la devi conoscere, devi sapere se c'è più bisogno a Vergaio piuttosto che a Maliseti, se c'è più bisogno su un campo sportivo o su un giardino. Questa è una cosa che solo l'essere umano sa. Invece ti chiedo, cosa consiglieresti se una persona vuole scendere in politica, vuole fare politica? Dio buono, bene. Cosa gli consiglieresti di fare? Come potrebbe iniziare? Un giovane anche. Ma senti, io gli consiglierei, vabbè, ovviamente per quanto mi riguarda, devo frequentare un partito, prendersi una responsabilità, partendo da quelle che sono le cose magari più vicine a sé, che conosci meglio, il tuo quartiere, e inizi a fare un percorso anche all'interno, diciamo, dei circoli, del partito,
prendendoti cura dei pezzettini delle cose da fare che ci sono nel tuo quartiere. Poi da lì vedi di crescere, inizi a occuparti di tutto il raggio della città, ti dai da fare, ti impegni, magari anche sotto con un'associazione di volontariato, come ho iniziato io. Ti puoi fare carico di, come dire, battaglie che ti fanno stare bene dal punto di vista proprio tuo personale, contro la pena di morte nel mondo, piuttosto che dentro le grandi associazioni ambientaliste. Questo, anche questo uno trova un aiuto. E poi da lì decidi di fare un percorso di crescita, appunto, magari candidandoti in un partito, in un consiglio comunale, eccetera, eccetera. Questo io mi sento molto, come dire, tranquillo nel consigliarlo, perché se scatta la scintilla è un amore che non si spenge più. Invece, visto che ti hai dato un consiglio a dei giovani aspiranti politici, ma invece avessi la macchina del tempo, potessi tornare a dare un consiglio al Matteo Biffoni di 10-15 anni fa, gli diresti? Diciamo, rispetto a quello di 10-15 anni fa, direi di essere meno istintivo e di, come dire, riuscire a metabolizzare tutto quello che ti arriva, comprese le critiche, comprese le offese, comprese i complimenti, comprese in maniera molto più razionale e più meno enfatica di come facevo 10 o 15 anni fa, per cui tutto era dalle stelle alle stalle in un minuto, o comunque vada anche una piccola nube diventava un temporale, o un piccolo raggio di sole diventava l'apoteosi. Ecco, quello gli direi: attenzione, sii più, come dire, equilibrato, fai un percorso di valutazione senza farsi abbattere troppo dai punti deboli e senza saltarti troppo nei momenti di grandi complimenti. Trova un tuo equilibrio. Questo io l'ho imparato nel corso del tempo, a gestirla meglio, l'emozione, mettiamola così. Bene, siamo all'ultima domanda. Per lasciare un qualcosa anche di fruibile, hai un libro che consiglieresti agli altri, a dei giovani appunto aspiranti politici, o comunque un libro che ti ha cambiato, ti ha toccato, o perché no anche un podcast, visto che stiamo parlando del mondo dei podcast? Podcast non ne ascolto molti, voglio dire la verità, e quando trovo tempo leggo un libro. Chiede alla polvere, John Fante, è un grandissimo libro, meno a me mi è piaciuto tantissimo. Tutta la biografia, tutto quello che ha scritto Charles Bukowski, lo dicevamo prima, e anche, diciamo, almeno i primi 3 o 4 libri di Roddy Doyle sono veramente divertenti. Per me tutta la contemporanea anglosassone è una grandissima fonte di ispirazione. Irving Welsh, John King, insomma tutta roba che io leggo molto volentieri, quando c'ho tempo. Quando ci vuole. Bene. Grazie mille per aver fatto parte della prima puntata. È stato un grande piacere e un grande onore. E grazie ancora, ci vediamo nella prossima puntata. A presto e alla prossima. Ciao. Podcast, il podcast di TAC. Questa puntata, in collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti Prisma, è stata ideata da Gianmarco Barluzzi in collaborazione con Filippo Belli. Riprese e regia audio-video di Lorenzo Guasti. Registrato presso Prisma Lab. Si ringrazia il Comune di Prato per l'ospitalità e la collaborazione. Ascolta Podcast sulla tua piattaforma di ascolto preferita. Segui tutte le novità su podcast.it e sui nostri social.